bentornati su www.infocorsi.it. Oggi vi parlo di CDX, che è un semplice programma open source, quindi libero e gratuito, molto facile da scaricare e installare, è compatibile sia con Windows XP che con Windows Vista e ci dà la possibilità di fare praticamente tutto quello che vogliamo con i file audio sul nostro computer. Consente ad esempio di estrarre da un CD musicale dei file in formato MP3 in maniera tale da poter poi utilizzare questi file in un lettore multimediale come l'iPod o un lettore MP3 generico, e in più ci permette di prendere i nostri file MP3 magari che già abbiamo scaricato da internet e trasformarli eventualmente in dei file WAV da utilizzare su dispositivi ad alta qualità. Quindi qui abbiamo scritto in Google il nome del programma che è CDX, do l'invio per vedere se Google mi porta sul sito. Il sito è questo qui, cdxos.sourceforge.net. Molti di voi sapranno già che SourceForge è un sito di riferimento un po' per tutto il software open source. Quindi su questa piattaforma vengono poi spesso ospitati vari progetti di questo genere. Come vedete, CDX è un open source digital audio CD extractor, cioè in pratica permette di estrarre dai CD l'audio digitale, quindi appunto trasformare quello che è un normale CD audio acquistato in un negozio in una collezione di file MP3 utilizzabili, quindi in un lettore multimediale, in un lettore MP3 come il famoso iPod. Vado a cliccare qui per visitare il sito cdxossourceforge.net, eccoci. Il sito purtroppo è in inglese, però in realtà poi vi do io le indicazioni necessarie per muovervi, non sarà molto difficile. Chiaramente a noi interessa principalmente scaricare ed installare il programma. Il programma, come vi ho già detto, è perfettamente compatibile sia con Windows Vista che con Windows XP. Quindi clicco qui dove dice Download, che come sapete vuol dire scaricamento. Si carica la pagina del download, nella quale, attenzione, come spesso accade per i progetti open source, probabilmente questa non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione, viene rilasciata sia la versione stabile del programma, che è questa, la 1.51, allo stato attuale delle cose. Poi può essere che quando vedete questo filmato, magari tra qualche mese, sia cambiato il discorso. Poi viene anche rilasciata la versione beta, la 1.70 in questo momento. Ricordatevi che in generale, non solo per il software open source, quando trovate la dicitura beta, vuol dire che si tratta di una versione di test, una versione di prova, quindi non ancora completa, non ancora ben collaudata e che quindi potrebbe avere dei problemi di funzionamento. È chiaro che quindi noi ci asterremo dal scaricare la versione 1.70 perché è ancora in versione beta. Comunque tra un paio di mesi troverete la 1.70 qui sopra, quindi come versione stabile, e la potrete scaricare tranquillamente. Attualmente, oggi ne abbiamo 6 maggio, quindi alla data di oggi è la 1.51 la versione stabile, quindi provvederemo a scaricare quella. Ricordatevi questa cosa non solo per questo programma, ma in generale. Come vedete, ci viene data la possibilità di scaricare sia direttamente il file installer, diciamo così, cioè il file exe installabile, sia un file zippato, che quindi probabilmente sarà più piccolo e verrebbe scaricato più velocemente, ma poi da decomprimere prima di installare. Avendo una linea ADSL, quindi piuttosto veloce nello scaricamento, decido di scaricare l'installer, così evito dopo di dover scompattare il file zip, e quindi è più comodo. E chiaramente vado a scaricare questa versione, perché come vedete il programma viene prodotto ancora oggi e viene supportato sia nella sua versione per Windows 98 o Windows Millennium o addirittura Windows 95 per chi desiderasse utilizzarlo su un vecchio computer, sia nella versione per Windows NT, Windows 2000, Windows XP o Windows Vista, che è quello che stiamo utilizzando noi in questo tutorial, per coloro che hanno appunto un computer più nuovo. Siccome, ripeto, io sto lavorando su Windows Vista in questo filmato, vado a scaricare questa qui. Vado a fare un click e chiaramente vengo riportato su un'altra pagina. Ora dovrebbe automaticamente aprirsi la finestra del download, la finestra dello scaricamento. Attendiamo qualche istante. A volte può capitare che l'Internet Explorer, cioè il browser, il programma che usiamo per navigare in internet, per questioni di protezione, soprattutto quando trova dei programmi, quindi dei file exe, che potenzialmente potrebbero essere dei virus. Chiaramente in questo caso possiamo stare tranquilli, però potenzialmente un file exe può essere pericoloso. A volte il browser, l'Internet Explorer, per questioni di sicurezza lo blocca, come è successo proprio in questo momento. Infatti, mentre vi parlavo,
attendevamo che apparisse la finestra del download, ma non è comparsa perché appunto l'Internet Explorer in un certo senso l'ha oscurata, pensando che il file exe possa essere pericoloso. In questo momento, siccome noi siamo certi che questo file che stiamo scaricando è sicuro perché fa parte di un progetto open source piuttosto famoso, quindi una fonte attendibile, andiamo a cliccare qui perché se leggo qui in inglese dice: se stai avendo dei problemi con lo scaricamento, quindi come nel nostro caso, per piacere usa questo link diretto. Quindi siccome sanno a sourceforge.net che può capitare questo problema, cioè può capitare che il browser blocchi lo scaricamento del file, ci hanno messo questa ulteriore possibilità che noi adesso, essendo incappati in questa diciamo protezione da parte dell'Internet Explorer, useremo. Vado a cliccare quindi direct link. Spero di essere stato chiaro in questa fase, altrimenti mandate un po' indietro e rivedete il filmato. Ed ecco la finestra che io mi aspettavo uscisse prima e che invece era stata oscurata. Adesso l'ho forzata io cliccando il direct link e quindi chiaramente, come sempre abbiamo fatto in tutti i tutorial che vi ho mostrato, cliccheremo salva per salvarci il file per poi installarlo. Come vi dicevo, si tratta di un file con estensione exe, è quindi un file che Windows riconosce come potenzialmente pericoloso. Lo dice anche qui sotto, dice: questo tipo di file può danneggiare il computer. Ovviamente si intende potenzialmente, non sicuramente. Infatti dice: se l'origine non è considerata attendibile, non eseguire e non salvare. Ma siccome noi consideriamo più che attendibile SourceForge come origine di questi file, lo possiamo tranquillamente salvare. Smetto di dilungarmi in questa cosa, clicchiamo salva e quindi parte lo scaricamento che mi chiede dove voglio salvare. In questo caso potrei decidere di salvare sul desktop piuttosto che scorrere e andare a scegliere la mia pennetta o qualsiasi altro punto. Salveremo questa volta sul desktop, quindi clicco desktop, il nome del file non lo cambio e clicco salva. Parte il download che, come vedete, è velocissimo, non solo perché ho una linea DSL, ma anche e soprattutto perché il file che stiamo scaricando è piuttosto piccolo e piuttosto leggero. A questo punto, ecco qua, finalmente è venuta la scritta download completato, scaricato 1,90 MB in 13 secondi, il file è questo e si trova sul desktop. Quindi io adesso chiudo questa finestra, chiudo anche le altre finestre di internet che non mi servono più e il file che ho scaricato è questo qui, cdx151.exe. Non devo fare altro che installarlo. Questa cosa ovviamente, questa è una procedura adesso uguale sia per Windows Vista che Windows XP. Faccio doppio clic, parte l'installazione, Windows Vista mi chiede di consentire l'esecuzione del programma e io la consento. Quindi ora parte l'installazione vera e propria. Ripeto, anche l'installazione è in inglese, ma non sarà un grosso problema. Basta cliccare Next, che vuol dire avanti, ancora Next, e poi Install, cioè installa. Parte l'installazione, che come vedete è molto veloce, e poi ci viene detto: congratulazioni, l'installazione di CDX è stata completata. Vuole sapere se vogliamo visualizzare il README file, il file leggimi, che è una specie di file di istruzioni sul programma. In questo caso io preferisco non vederlo e quindi rispondo di no. Anche se doveste decidere di rispondere sì, verrebbe semplicemente visualizzato un file di testo in inglese da leggere. Rispondo di no, l'installazione è finita e quindi adesso ho il programma installato, andremo a vedere dove è andata a finire. Per ora interrompo momentaneamente la registrazione. Bene, vediamo cosa accade una volta installato il CDX. Quando lo installate Windows XP non avete alcun tipo di problema, nel senso che tra le icone presenti sul desktop apparirà già quella del CDX, appunto. Invece in Windows Vista si potrebbe verificare un piccolo problema che ora è capitato anche a me, cioè quello del fatto che il programma, pur essendo correttamente installato, non c'è stato nessun problema, però non è apparsa, a causa di un sistema di protezione di Windows Vista, non è apparsa l'icona del collegamento che apre il programma sul nostro desktop e quindi dovevo andarcela a creare manualmente. Intanto notate come io abbia ormai cancellato il file di installazione che avevamo scaricato da internet, perché quello, una volta eseguita la procedura di installazione che vi ho illustrato poco fa, ovviamente non serve più e non è certamente quello il file che serve per aprire il programma già installato. Dunque dobbiamo andare a pescare la cartella di installazione del programma e da lì prendere il file dell'applicazione creandone un collegamento sul desktop. In realtà è molto semplice. Facciamo
faccio doppio clic su risorse del computer, ribadisco che questa procedura è necessaria solo per Windows Vista e comunque solo nel caso in cui l'icona del collegamento non fosse già apparsa da sola. Vado a fare doppio clic sul disco locale C2 punti e in C, appunto, che è l'hard disk principale, c'è la cartella programmi, una cartella che c'è già in Windows perché include tutti i programmi già installati nel nostro computer, per esempio c'è il Microsoft Office o l'Adobe Reader, il 7-Zip in questo caso, e c'è ovviamente anche il nostro CDX, questa è una cartella nuova che si è appena creata, in seguito proprio all'installazione che abbiamo appena eseguito. Quindi io chiaramente apro la cartella del CDX, nella quale c'è una collezione di file, sono tutti file generati durante il processo di installazione che abbiamo eseguito prima e che quindi in un certo senso sono stati estrapolati da quel file di installazione che avevamo scaricato dal sito internet di SourceForge. Perciò che dico poi quel file una volta installato si può anche cancellare, perché ormai ha generato, ha estratto questo suo contenuto che diventa la vera cosa importante. Tra tutti questi file, quello principale è questo. Me ne accorgo innanzitutto dall'estensione exe, che però a dir la verità su alcuni computer potrebbe non essere visibile perché Windows Vista magari la sta nascondendo, ma comunque me ne accorgo dalla scritta applicazione, che vuol dire appunto programma applicativo, programma, e che quindi mi fa capire che questo è il file da aprire. Ora io non devo portare questo sul desktop, questo file deve rimanere qui, ma devo creare sul desktop un collegamento a questo file. Il comando è semplicissimo, chi ha seguito il corso ECDL Core con me sa già di che cosa sto parlando. In pratica, dopo aver cliccato con il destro sul file di CDX, vado ad invia A e poi scelgo Desktop crea collegamento, che è come se dicessi di creare sul desktop un collegamento a questo file. Cliccando così, ho inizialmente l'impressione che non sia accaduto nulla, ma in realtà se chiudo questa finestra, c'è sul desktop, la trascino qui dentro, eccola qua, c'è sul desktop questa nuova icona, che non è il file originale, ma è un collegamento adesso, me ne accorgo da questa freccina. Quindi è semplicemente un comando a distanza che mi permette di aprire il programma senza andare nella cartella C2 punti programmi che poc'anzi vi ho mostrato. Ribadisco che in Windows XP non sarebbe necessaria tutta questa procedura perché dopo l'installazione questa icona con questa freccina apparirebbe già automaticamente e quindi non c'è bisogno che la create voi. Anche in Windows Vista, se non dovesse capitarvi il problema che è capitato a me, quindi non andate a fare manualmente questa creazione del collegamento, anche perché presumibilmente questo problema verrà risolto nelle successive versioni del programma CDX. Avete visto prima, quando siamo andati sul sito, che era già pronta la versione beta della 1.7, quando quella versione sarà definitiva, presumibilmente in quella versione questo problema non ci sarà più e quindi l'icona verrà creata automaticamente e non saremo costretti ad andarla a creare noi manualmente. Adesso vediamo il funzionamento del programma. Quindi facendo doppio clic su questa icona si apre la finestrella di CDX. Ora, come vedete, gira ancora lì il cerchietto di Windows Vista perché CDX sta riconoscendo il CD audio che ho già inserito nel mio computer e quindi per questo non è rimasta vuota questa schermata, ma mostra 13 canzoni che sono appunto i brani musicali presenti nel CD che io ho inserito nel mio computer, che è un CD audio. Non è quindi un CD con brani MP3, è un CD audio normalissimo di quelli che si possono ascoltare anche in un normale stereo, anche di quelli di vecchio tipo. Ora io voglio proprio estrarre da questo CD audio, o tutte le canzoni oppure solo alcune, ma le voglio estrarre nel formato MP3, che è sempre un file audio, ma non è un file audio normale, è un file audio compresso che quindi magari un normale stereo che non abbia la funzionalità MP3 non è in grado di leggere, però posso leggerli sul computer, ma soprattutto posso leggerli all'interno di quei lettori multimediali, come ad esempio il famosissimo iPod, oppure comunque in generale tutti i lettori MP3 che oggi si vendono nei negozi di elettronica. E quindi questa procedura che stiamo per utilizzare può essere molto utile nel momento in cui io abbia un CD audio acquistato in negozio e ne voglia portare o tutto o parte su un lettore MP3 da poter ascoltare quando vado a fare jogging piuttosto che quando passeggio. Allora, devo fare alcune cose. Innanzitutto devo andare a scegliere la cartella sul mio hard disk nella quale devo poi memorizzare i file MP3 che verranno estratti dal CD. Chiaramente poi in un secondo momento, non con il CDX, ma con un normalissimo comando di copia e incolla, copierò questi file MP3 per incollarli sul mio lettore, sul mio iPod, per esempio, e quindi poterli ascoltare liberamente.
anche quando sono in giro per strada. Allora, innanzitutto, quindi riduco momentaneamente ad icona la finestra del CDX e mi creo una cartella sul desktop. È chiaro che questa procedura la potete fare ovunque, anche magari in una pennetta, nell'hard disk esterno, o perché no, anche direttamente sul vostro lettore MP3 potete creare una cartella chiamandola ad esempio musica e premo invio sulla tastiera. Questa cartella musica chiaramente adesso è vuota e noi invece la riempiremo facendo centrare dentro gli MP3 che estraiamo dal CD. Ritorno sul CDX che avevo ridotto ad icona, eccolo qui, e devo innanzitutto dare un nome all'artista del CD e un nome all'album. In questo caso si tratta di un CD di Tiziano Ferro, in particolare si tratta dell'album che si chiama Alla mia età. E quindi io scrivo il nome del brano e il nome dell'autore e il nome dell'album. Questa cosa la vado a fare. Ed è utile perché poi nella cartella musica che ho creato verranno automaticamente create delle sottocartelle con i nomi appunto dell'artista e dell'album. Devo andare però ad indicare a CDX quella cartella che ho creato, cioè gli devo dire che l'estrazione deve avere come destinazione la cartella musica che io ho creato sul desktop o comunque ovunque altro io l'abbia creata. Clicco su Opzioni e vado su Settings, che vuol dire impostazioni. Quindi nella finestra delle impostazioni, che è questa qua, poi mi posizionerò su File Names, cioè nomi dei file. E qui, come vedete, ci sono indicate due cartelle. In questo caso lui sta indicando una cartella My Music, che è una propria cartella che lui ha creato automaticamente. Io invece preferisco personalizzare questa impostazione ed indicare la mia cartella musica, che ripeto potrei anche aver posizionato direttamente su una memoria esterna, quindi su una pennetta o su un lettore MP3. Basta cliccare questi tre puntini per andare poi, scorrendo verso l'alto, sul desktop e quindi cercarmi la mia cartella musica, eccola qua che sta sotto. E quindi cliccare ok e come vedete appare il percorso della cartella musica che è sotto il desktop, come vedete. Questo lo potete fare chiaramente sia in Windows Vista che in Windows XP. È chiaro però che il nome del percorso sarà diverso perché la cartella desktop all'interno di Windows XP sarebbe una sottocartella di Document and Settings, ma il concetto non cambia, eh? Comunque dovete fare il movimento che ora ripeto perché va fatto due volte in quanto il percorso è scritto due volte, quindi clicco i due puntini. E vabbè, posso anche evitare di stare a selezionare desktop. L'importante è che io scendendo giù cerchi e selezioni la cartella musica e dando ok, eccola qua. Quindi ho indicato per due volte la mia cartella musica in maniera tale che CDX sappia che ogni operazione che esegue la deve fare, destinando i file che risultano da queste sue operazioni nella cartella musica. Quando do ok, sono pronto già per lavorare. E quindi ora selezionerò per esempio il quinto brano, poi con il CTRL premuto sulla tastiera seleziono il nono, e mi fermo qui ora per non farla troppo lunga, ma potrei selezionarne anche più di uno, oppure anche tutti quanti per estrarre l'intero CD. Quindi in questo esempio sto estraendo soltanto la quinta e la nona canzone. Sono una da 3 minuti e 50 secondi, una da 4 minuti e 9 secondi. Una occupa 38 megabyte, l'altra ne occupa 41. Dopo vedremo che una volta estratte nel formato MP3 in realtà occuperanno molto meno spazio, perché il formato MP3 è un formato audio compresso che ha una leggerissima perdita di qualità audio, ma in realtà questa perdita è quasi impercettibile e quindi il vantaggio di avere dei file 10 volte più piccoli, ovviamente ci alletta e quindi ci spinge a salvare questi file nel formato MP3 e non magari nel formato WAV, che è quello ad altissima qualità che manterrebbe la dimensione reale della canzone. Chiaramente, se invece si tratta di professionisti del campo musicale, di musicisti che quindi ci tengono che non ci siano perdite di qualità nemmeno minime, potranno estrarre i file anche in formato WAV perché CDX può fare anche questa cosa. Vi faccio vedere come. In pratica, dal menu Convert io ho due comandi. Questo che dice Extract CD Tracks to WAV File, e quindi consiglio magari questa opzione a chi di voi è un musicista o comunque un cultore dell'alta qualità dell'hi-fi e quindi vuole avere dei brani ad altissima qualità audio, quindi farà un'estrazione nel formato WAV. In questo caso sappia che lo spazio occupato sul disco è molto maggiore, circa 10 volte di più rispetto ad un file MP3, però la qualità è quella massima, quella del CD originale. Però anche bisogna tener conto che non tutti i lettori multimediali, tutti i
lettore MP3 e poi sono in grado di leggere anche dei file WAV, quindi bisognerà assicurarsi che il proprio lettore sia in grado di farlo. Invece, nella stragrande maggioranza dei casi, quindi per la stragrande maggioranza delle persone, sarà sufficiente usare quest'altro comando che è quasi uguale, cioè dice extract CD tracks, cioè estrai le tracce del CD in un file compresso. Quando parla di file compresso si intende in un file MP3, quindi un file audio che sarà 10 volte più piccolo in termini di megabyte, ma con una qualità tutto sommato quasi pari a quella del file WAV, una perdita impercettibile in termini di qualità sonora e quindi più che accettabile per la maggior parte degli utenti, dei fruitori di musica. Quindi io adesso scelgo questa opzione. To a compressed audio file. E già parte la procedura. Come vedete, qui mi dice che sta attualmente estraendo la traccia 5, che è il primo di due file che deve estrarre, perché dovrà poi dopo estrarre anche la traccia 9. Ora, questa procedura durerà un paio di minuti ed è per questo che io interrompo momentaneamente, la registrazione per riprenderla quando questa procedura sarà finita. Ecco. L'estrazione dei file MP3 è terminata, me ne accorgo anche perché è venuta la scritta OK accanto ai due file che avevo selezionato e quindi adesso non devo fare altro che andare a guardare nella cartella che avevo predisposto che cosa è successo. Quindi momentaneamente sposto dalla mia area di registrazione la finestra del CDX, già si nota dall'icona del Windows Vista che non è più vuota la cartella musica, quindi se vado ad aprirla, vediamo che cosa c'è dentro. C'è una cartella di nome Tiziano Ferro. Ricordatevi che io avevo scritto il nome dell'artista. Se non l'avessi scritto qui ora questa cartella si chiamerebbe No Artist, cioè nessun artista, avrebbe un nome generico. Quindi è molto importante il fatto che io mi sia ricordato di digitare il nome dell'artista. Poi apro col doppio clic e come vedete è anche molto importante che mi sia ricordato di scrivere il nome dell'album, perché siccome può essere che io possegga più album di questo stesso cantante, in quel caso poi CDX mi creerebbe varie sottocartelle, tutte nella cartella Tiziano Ferro, con i vari nomi di album. Aprendo alla mia età non c'è tutto il disco, ma c'è solo la traccia 5 e la traccia 9, perché io così avevo chiesto, cioè volevo estrarre solo quelle due, avevo selezionato solo quelle due, sono in formato MP3 entrambe, quindi non sono in formato WAV, la prima delle due è grande in termini di megabyte, mi soffermo un attimo con la freccia così lo dice, ecco, c'è scritto dimensione 3,52 megabyte, vi ricorderete che nel formato originario era 38 mega, quindi è ancora meno di 10 volte più, cioè ancora più di 10 volte più piccola. Molto compresso, quindi quest'altro è 3,81, lì era più di 40 mega, quindi come vedete siamo andati a ridurre almeno del 10%, quindi sono diventate veramente piccolissime rispetto agli originali, ma si sentono perfettamente. Ora ne apriamo una così giusto per ascoltarla. Anzi, facciamo così. Partirà adesso il media player che ci fa ascoltare la canzone. Credo che stia ancora caricando. Ed ecco che finalmente è partita. Non so se si riesce a sentire. Alzo un po' il volume. Perfetto. Quindi, come vedete, il brano funziona perfettamente. Il brano MP3 è stato estratto perfettamente dal CD audio. La qualità è anche ottima. Poi, ovviamente, per apprezzarla. Lo proverete voi sul vostro computer e sul vostro impianto. A questo punto io potrei questi due MP3, o meglio ancora la cartella alla mia età, copiarla ed incollarla non col CDX, ma con un normale copia e incolla fatto da risorse del computer sul mio lettore MP3 che avrei collegato con il cavo USB. E quindi ho estratto delle tracce dal CD originale che avevo acquistato in negozio per metterle sul lettore MP3. Chiaramente ora può anche capitare che ci siano altre situazioni. Per esempio, al di là del fatto di avere un CD audio, può essere che io abbia già degli MP3 e li voglia trasformare in dei file WAV per magari elaborarli con dei programmi professionali come quelli che appunto utilizzano i musicisti, oppure al contrario che io abbia ricevuto un file WAV da un amico e lo voglia trasformare in MP3 per metterlo sul mio lettore. E ovviamente CDX fa entrambe queste cose. Ora vedremo come. Quindi chiudo questa finestra e riporto nella mia registrazione.
registrazione la finestra del CDX. A questo punto il CD audio lo posso anche estrarre, non mi serve più, lo posso estrarre sia con il bottoncino che ho sul case del mio computer, oppure CDX stesso ha questo bottone, no? Eject CD per estrarre il CD. Se lo premo, ora voi ovviamente non potete vederlo, ma si è aperto il cassetto del mio lettore di CD sul computer. Io estraggo il CD, poi richiudo il cassetto con lo stesso bottone. Il cassetto si richiude tra un po', quindi scompariranno queste tracce, appunto perché non c'è più dentro il CD. Intanto io adesso voglio fare, sempre dal menu Convert, come vedete sono diventati grigi questi comandi, proprio il fatto che non c'è più un CD dentro, quindi non posso più estrarre le tracce dal CD, posso fare le conversioni. Abbiamo due comandi: o converti un WAV in un MP3, compressed audio file vuol dire MP3. Oppure il contrario, converti un MP3 in un WAV, si possono fare entrambe le cose. Ovviamente noi nel nostro caso abbiamo due file MP3 e vogliamo provare a convertirli in WAV. Poi in realtà l'operazione inversa è la stessa, soltanto che appunto si ottiene l'effetto contrario. Chiaramente quando fate una conversione da WAV ad MP3 avete quella leggera perdita di qualità di cui parlavamo. Quando fate una conversione da MP3 a WAV non potete guadagnare di qualità, perché se nell'MP3 c'è già stata la perdita nella compressione, e poi è chiaro che non è che si può riguadagnare quella qualità che si è persa. Quindi il file WAV diventerà più grosso, ma alla fine dei conti avrà la stessa qualità l'audio dell'MP3 originale. Il vantaggio sta nel fatto che ci sono alcuni programmi professionali di editing audio, cioè quelli che vengono usati magari nelle sale di registrazione, che possono trattare solo file WAV, e quindi ovviamente se io sono un musicista, sono un produttore di musica e devo trattare una particolare traccia che mi è stata fornita in MP3, la devo trasformare in WAV prima di poterla trattare appunto con uno di questi programmi professionali. Quindi adesso vediamo la cosa, magari alla maggior parte di voi potrebbe capitare più spesso il contrario, cioè di avere un file WAV e volerlo trasformare in MP3, ma la procedura è la stessa. Quindi clicco qui, Convert Compressed Audio File to WAV, quindi converti un MP3 in un WAV, e devo sempre poi andargli a dire in che cartella, la parola directory vuol dire cartella, in che cartella si trovano i file MP3 da trasformare. Quindi sempre da questi tre puntini io scorro tutto fino sotto, perché la cartella ce l'ho sul desktop e perciò vado fino sotto, altrimenti magari prenderei la pennetta o un altro hard disk e via dicendo. Quindi clicco qui musica, apro il triangolino, c'è Tiziano Ferro dentro, apro il triangolino, c'è alla mia età, sono una sottocartella dell'altra, clicco alla mia età e do ok. E quindi lui si accorge che ci sono questi due brani MP3 nella cartella che si chiama alla mia età. A questo punto li posso selezionare entrambi, sempre utilizzando il tasto Ctrl sulla tastiera, ricordatevelo, perché se io clicco uno e poi clicco l'altro non rimangono tutti e due selezionati. Quindi se premo invece il Ctrl e poi clicco il CTRL sulla tastiera, ora si selezionano entrambi. E a questo punto non devo fare altro che convertirli. Cliccando Convert partirà il processo che alla fine, ecco, vedete, dice Convert MPEG to WAV, quindi alla fine otterrò due file WAV con gli stessi due brani dentro. Ora vedremo il risultato ottenuto. Ecco, questo è molto più veloce rispetto all'estrazione da CD, come vedete. Ha già finito, quindi io sposto un attimo la finestra, vado nella cartella musica. E come vedete, sono state, siccome avevo indicato la cartella musica come destinazione di tutte le operazioni, avevo indicato la cartella musica come destinazione di tutte le operazioni che facevo in CDX, ecco che lì dentro ci sono la traccia 5 e la traccia 9 in formato WAV. Ovviamente, guardate, 42 MB la traccia 9 e invece 38 MB la traccia 5, cioè si sono molto ingranditi i file nel formato WAV, non ho guadagnato la qualità che ormai avevo perso. Però posso ora trattarli con degli altri programmi di trattamento dell'audio che ovviamente potrebbero trattare solo i WAV e non gli MP3. Posso fare anche il contrario, quindi magari io adesso cancello questa cartella, no, che è quella in cui stanno gli MP3 originali, la cancello e faccio finta di non avercela mai avuta. Così supponiamo di trovarci nell'altro caso. Cioè, magari adesso io ho ricevuto da un amico questi due file WAV, li devo mettere sul mio iPod, però li devo trasformare in MP3, cioè li devo mettere in un formato che sia possibile leggere dal mio Walkman, dal mio lettore MP3. Quindi torno nel CDX e farò l'esatto contrario. Quindi vado a Convert e scelgo quest'altro comando, cioè converti un WAV in un MP3, l'esatto contrario di quello che ho fatto prima. Clicco qui,
vado sempre ad indicare qual è la cartella in cui stanno i due file ed è la cartella musica, ok. Ci sono i due file, li seleziono entrambi con il control e faccio convert. Sto facendo la conversione inversa, quindi sto riducendo ora il file WAV, comprimendolo in un file MP3. Quello che otterrò alla fine saranno due file molto più piccoli, ma soprattutto utilizzabili sui normali lettori MP3 portatili, quelli che usiamo con le cuffie quando appunto siamo per strada e vogliamo ascoltare della musica. Poi, tra l'altro, oggi anche molti telefonini hanno questa possibilità, quindi può essere molto utile questa cosa per mettere poi dei brani audio sul mio telefonino e poterli ascoltare quando mi pare. Di solito il telefonino li legge solo nel formato MP3 e non nel formato WAV, che tra l'altro, essendo molto grande, mi occuperebbe subito tutta la memoria del telefonino. Invece in MP3 ne posso mettere quanti ne voglio di brani. Ecco, nel frattempo che chiacchieravo, qui ha finito. Ormai il CDX lo posso chiudere, tanto vi ho mostrato tutte le sue capacità. E qui vedete che ognuno dei file WAV ha ormai una sua copia in MP3. Quindi abbiamo visto un po' tutte le possibilità che avevamo: estrarre dei brani audio da un CD, trasformare degli MP3 in WAV, trasformare dei WAV in MP3. Arrivederci al prossimo tutorial. Divertitevi con CDX. Ovviamente questa cosa poi può essere anche combinata con il tutorial che ho fatto qualche giorno fa con il CD Burner XP, perché poi posso anche utilizzare, dopo averli estratti da un CD audio, questi brani MP3, posso utilizzarli per creare una nuova compilation. Immaginate se avete 4-5 CD e volete prendere due canzoni da ognuno per poi raggrupparle in un unico CD che sia una compilation di questi. Allora con CDX estraete le 2-3 canzoni da ogni CD che avete e poi alla fine col CD Burner XP, se non l'avete già visto andatevi a vedere l'altro filmato che avete sempre su questo sito, che è un programma di masterizzazione, posso prendere i file ottenuti e masterizzarli in un nuovo CD audio e ottenere da 5 CD un'unica compilation solo con le canzoni che mi piacciono di più. Arrivederci al prossimo tutorial.